Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi. Oggi volevo andare a fare un nuovo video lookbook perché ho avuto uno spunto così per caso. Qualche tempo fa vi ho fatto il video haul da Vinted, su cui avevo acquistato diverse cose, prima delle quali questo vestito che ho adesso chiaramente abbinato in maniera diversa. Vi faccio vedere un abbinamento un po' più mettibile per la vita di tutti i giorni, anche per le persone comuni che non sono particolarmente eccentriche come la sottoscritta. Però questo vestito è di un brand che a me piace tantissimo, penso che sia il mio brand preferito in assoluto. Si tratta della Baby Angel disegnata da Elio Fiorucci, che veniva venduta da OVS, e mi piaceva tantissimo questo stile perché è quello frufru che piace a me, quindi abiti molto vezzosi, anche giovanili. E forse questo, magari facciamo una parentesi dopo, è un piccolo problema, ma sorvolando su questo, ha tutta questa serie di abiti molto vezzosi che riprendono quello stile giapponese che a me piace tanto, che è lo stile Lolita, e, diciamo, occidentalizzandolo un po', e quindi è proprio fantastico, proprio nel mio stile, è proprio quello che piace a me. Quello che vi faccio vedere oggi sono appunto tutti gli abiti che ho di questa collezione. Sto cercando di trattenermi perché ho scoperto che su Vinted ce ne sono tantissimi, ci sono anche quelli che a suo tempo volevo e che non ero riuscita a comprare perché quando li avevo visti non c'era o la mia taglia o costavano troppo, e ho detto no, sto acquistando troppe cose in questo periodo e quindi non li avevo presi, e adesso ci sarebbero. Però sto anche cercando di contenermi per via del tipo di vestiti, perché appunto sono molto frufru, sono forse un po' troppo giovanili, sto cercando di rendere il mio stile un po' più maturo ultimamente, per cui devo trattenermi su queste cose nonostante mi piacciono tantissimo. Ma vi faccio vedere subito questo, poi continuiamo il discorso. Questo tra i tanti è di grande effetto, ma è stato l'acquisto peggiore veramente in assoluto, perché allora, prima di tutto è molto scollato dietro, cosa che mi fa assiderare tutte le volte, quindi in realtà questa cosa dietro non si vede perché la porto sempre con sopra un golfino, con sopra quindi coperta. E seconda cosa, per il fatto che ha una gonna molto corta, ma non è il problema che sia corta, perché a questa lunghezza sarebbe ancora accettabile. Il fatto è che tende a salire, per cui non posso metterlo con le calze perché altrimenti sono sempre lì a tirarmi giù la minigonna. Insomma, è seccante avere un vestito che ogni 3 secondi devi star lì a sistemare per non esporre parti che non vorresti esporre, ecco. Quello di oggi è un no make-up make-up, altrimenti detto il trucco c'è ma non si vede. Ho messo semplicemente un po' di fondotinta, un po' di ombretto, ma colori naturali, un po' glitterati, che sicuramente non si vedono lì, e un rossetto. In questo volevo fare una piccola precisazione, perché l'ultima volta che l'ho messo ho detto a mia mamma: ah, è il mio nuovo rossetto, e mi fa: no, quello è un lucida labbra. Per cui abbiamo avuto una discussione se fosse un rossetto o fosse un lucida labbra. Cara mamma, almeno questa concedimela, so cosa vado a comprare. Questo è un rossetto, ve lo dimostro, è questo che non si vede, facciamo la professionista, vediamo se riesco anche a metterlo dritto. È semplicemente dello stesso colore delle mie labbra, se lo mettesse qualcun altro si vedrebbe. A me, che piacciono i toni neutri, sì, vado a comprare un rossetto dello stesso colore delle mie labbra. Se qualcuno avesse il dubbio, sì, questa è una stella albina, perché dobbiamo farci riconoscere. Preparatevi, perché quello che state per vedere è uno dei capi dello scandalo, praticamente, come dicevo prima.
questa linea di abbigliamento si ispira molto agli stili giapponesi. Quello che però piace un po' di meno a chi questi stili giapponesi li conosce è che si ispira in maniera, diciamo, un po' selvaggia. E nello specifico questo vestito, o meglio la stampa di questo vestito, è stata accusata di essere stata copiata palesemente da quella di un brand giapponese, adesso non mi ricordo quale perché non sono così dentro da saper dirvi come si chiama quel tipo di stampa, come si chiama quel vestito, mi pare che fosse della Putumayo, e tra l'altro neanche questo modello, ma il modello con la fascetta qua sopra bianca e poi sotto la gonna un po' più dritta. E onestamente l'ispirazione chiaramente c'è, però secondo me ci sono anche diverse differenze, nel senso che questo vestito, come gli altri che sono stati accusati di copiare lo stile Lolita, sono sufficientemente diversi da non poter essere utilizzati per quello stile, perché come dicevo prima, Fiorucci è andato a occidentalizzare il tutto e quindi ha accorciato molto i vestiti. Infatti questa gonna, secondo me, non so, solo secondo me, per i puristi dello stile è decisamente troppo corta. Personalmente a me questa lunghezza piace di più. Un altro problema è che non si gonfia, nel senso che, come avevo fatto vedere nell'ultimo video che avevo fatto, quel come vesto lo stile Lolita in Italia, in genere lo stile Lolita prevede queste forme a cupcake che gonfiano tantissimo le gonne, che si ottengono tramite delle crinoline, e che significa che la gonna comunque deve essere abbastanza ampia da consentire sotto lo spazio per questa crinolina, quindi a consentire a questa crinolina di allargare la gonna. Ecco, qui spazio non ce n'è, quindi non verrà mai fuori quella forma cupcake che piace tantissimo. Una cosa forse divertente, non so se succede anche nelle altre parti d'Italia, comunque qui nessuno va a pensare allo stile giapponese, lo considerano più un costume tradizionale delle nostre parti, nonostante ci siano sui tortini e cupcake invece che le stelle alpine, comunque qualche rosellina c'è, quindi ci sta. E quindi anch'io alla fine vado a stilarlo, come si dice in italiano, vado ad abbinarlo con accessori un po' più tradizionali delle nostre parti. Vedersi questo, aspetta che giriamo, questi costano un casino, è un biscottino, diciamo, di quelli tedeschi. Questo qua è una marca che fa gioielli, accessori per appunto i costumi tradizionali, e mi pareva molto azzeccato, soprattutto appunto riprendendo il tema dei dolci e giocando ancora una volta a mischiare stili diversi, a mischiare tradizioni anche in questo caso diverse, quindi da Oriente a Occidente, e questo è il mio risultato. Qui si ritorna al discorso di prima, cioè questa qua sono io che tento di dimostrare che non ho 15 anni. Scherzo a parte, vi faccio vedere un paio di pantaloni, perché non fanno solo gonne, sono io che ho la predilezione per le gonne, quindi tendo a puntare in quella direzione, però ho preso anche un paio di jeans che sono straordinariamente sobri, quindi che riesco a abbinare anche con tantissime cose diverse, la camicetta sempre del brand. Come dicevo, ultimamente sto un po' cercando di rivedere il mio guardaroba, perché nonostante mi piacciono tantissimo questi vestiti e non capisca perché non possa metterli, mi rendo conto anche che vengo recepita come molto più giovane di quanto non sia, che quindi mi danno sui 20 anni, e questo è un problema in genere soprattutto al lavoro, perché tendono a considerarmi meno competente di quanto sono in realtà, considerando che ho lavorato per anni in questo settore, che conosco insomma il mio lavoro penso abbastanza bene, e mi scoccia veramente tutte le volte dover dimostrare alle persone che ho attorno qual è la mia età, quali sono le mie conoscenze, quali sono le mie competenze. E è bruttissimo dire che passi così tanto dall'immagine, ma soprattutto adesso che portiamo le mascherine, l'abbigliamento è la cosa che fa notare di più e su cui ci si basa di più, anche per cercare di capire qual è l'età di una persona. E quindi questo ho visto che mi penalizza e da un lato mi scoccia, dall'altro penso anche di poter fare qualcosa per correggerla. Un altro problema sono i miei capelli lunghissimi, che solo il capello lungo a quanto pare dà l'idea di ragazzina, però lì non ho intenzione di tagliarli, perché continuano a piacermi di questa lunghezza. Mi sono sempre piaciuti i capelli molto lunghi e non lo so, ormai fa parte del mio stile. So che potrei raccoglierli, ma c'è un piccolo problema tecnico: non sopporto i capelli raccolti, dopo un paio di ore cominciano a darmi un fastidio intollerabile, per cui comunque li sciolgo e quindi si ritorna al punto di partenza.
questo l'avete già visto, è una ripetizione ennesima, la cintura non so come farvela vedere, che è un peccato che sia così corta perché si vede solo dietro. Questo vestito mi piace molto perché si può portare senza reggiseno, che come sapete io considero uno strumento di tortura legalizzato. E, che altro dire? Avevo detto che ultimamente sto riscoprendo nuovi hobby, sto facendo altro. Ecco, tra i miei nuovi hobby c'è la creazione di gioielli, questa è una delle mie creazioni, che trovo si attacchi molto bene con questo vestito perché è lo stesso colore, poi lo stile è sempre molto frufru, questo qua sarebbe un cottage core perfetto. Ultimo ma non meno importante, sempre per la serie 15 anni ma chi io, vi presento questo completo che vi farà capire cosa intendevo prima per il fatto che questa linea tende ad avere delle gonne un po' troppo corte, non solo per lo stile Lolita, ma vi faccio vedere quanto corte possono arrivare. Questo è uno di quegli abiti che richiedono una laurea in fioccologia per riuscire a renderli presentabili, ma non c'è nessun problema perché ho già fatto un video per spiegarvi come fare. Con questo io vado a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Auguro a tutti una buona giornata e stavo pensando, già che ci siete, fatemi sapere qual è il vostro outfit preferito, se anche voi vi vestireste in questa maniera o sono l'unica così eccentrica. So se vi piace la collanina, ma questa ve l'avevo già fatta vedere, è quella Fericor di cui dobbiamo ancora andare a fare un video, guarda che bella, mi piace un sacco. Veramente sono innamorata io di questa collanina da quando l'ho vista online. Sì, appunto, noi ci salutiamo, va là. Voilà.